Iniziata? Aspettiamo. Che cosa stai aspettando? Dai. È partita? Aspetta qualche secondo. Sì, siamo. Sì, già ci sono 13. No. Sì, no. Aspettiamo che arrivi qualcuno. Ciao Angela, ciao, grazie mia cugina. Ciao. Dai, iniziamo. Ciao a tutte e buon pomeriggio. Avete fatto il caffè? Oggi ci siamo un po' spostate all'aperto perché, visto che dobbiamo stare sempre in casa, almeno. Aspetta, abbasso il volume che. Ok. Allora, facciamo insieme le ciambelline, le ormai mitiche ciambelline. È stata la prima ricetta che avete seguito con tanto affetto e tanto amore, tant'è vero che il contatore di Facebook si è fermato a 3 milioni di visualizzazioni, oltre non è andato. 4. 3, 4 milioni, 3 milioni 927 mila visualizzazioni. Allora, iniziamo a fare le ciambelline. Allora, in questa ciotola ho messo la farina. La farina, in questo caso, è meglio usare la farina tipo 0. Metà 0 e metà Manitoba, però in questo momento che non possiamo uscire, che non abbiamo tutto a disposizione, anche se usiamo la farina 00, non fa niente, verranno bene lo stesso le ciambelline. Alla farina uniamo le patate bollite. Non vi preoccupate, le dosi sono tutte nel link che abbiamo messo nel post. Ora pensiamo a come fare le ciambelline, poi le dosi le leggete. Allora, farina. Patate bollite, mi raccomando, fredde, non devono essere calde e soprattutto il peso delle patate è da bollito. Bollite con la buccia, non già a tocchetti, perché se le fate a tocchetti assorbono più acqua. Quindi bollite fredde, pesate già da bollite. Io mi metto il guanto così, visto che stiamo pure all'aperto, non posso andare a lavarmi le mani, sennò devo saltare il tavolo. Puoi venire più vicino per favore, così vi facciamo vedere. Ok, qui ci sono le patate e la farina. E le uniamo. Così. Ora, qui avevo messo già un pizzico di sale, esattamente 5 grammi. Ora uniamo la buccia del limone. Questo è un limone bio, già lavato, senza trattamenti. Questo è del papà di regista. Che salutiamo, ciao Pierino e ciao anche Carmela. Abbondante limone perché si deve sentire. Naturalmente, se volete, potete aggiungere anche la buccia dell'arancia tranquillamente. Non ti preoccupare, vola tutto vagliolo. Tanto adesso lo devo usare l'uovo. Ok, vedete quanta buccia di limone ho messo? Ne ho messa parecchia. Una bustina di vanillina, naturalmente se avete la vaniglia è meglio, però noi abbiamo la vaniglina e ci accontentiamo della vaniglina. In questo momento ci dobbiamo accontentare di tutto. A questo punto, farina, patate bollite, vaniglina, buccia di limone, l'uovo, aggiungo l'uovo. Io sto facendo mezza dose di quella che vi ho scritto e aggiungo il lievito. Allora, siccome la difficoltà che molte di voi hanno riscontrato è stata quella di sciogliere il lievito nei liquidi, perché poi mettevano troppa acqua, troppo latte e quindi gli veniva un composto troppo morbido. Io vi sto facendo vedere come fare senza liquidi, quindi metterò il lievito direttamente nell'impasto, vedrete che non succederà niente, poi vi sezionerò l'impasto, non ci sarà il lievito. A pezzi dentro, diciamo, si riesce a sciogliere. Questi sono, questo è il lievito. Allora, questo è il lievito fresco. Se usate il lievito secco,
usate metà del peso di quello fresco. Quindi se questi sono 10 grammi, usate 3, 4, 5 grammi. Tanto adesso non fa più tanto freddo, li eviteranno lo stesso. Allora, vieni qui così gli facciamo vedere che anche senza liquidi si scioglie lo stesso il lievito. Allora, la ricetta, come vedete, prevede anche il burro, però il burro va aggiunto alla fine, non va sciolto, non va fatto niente, va solamente tenuto una mezz'oretta a temperatura ambiente e basta. Come vedete, non c'è già più traccia del lievito, vedi? Vedi, regista? Sì, cioè, basta l'umidità del lievito, basta l'umidità dell'uovo e l'umidità della farina a far sciogliere il lievito. Lo so che il lievito va sciolto in un liquido, però in questo caso la ricetta è così perfetta che aggiungendo un liquido andiamo a sbilanciare gli ingredienti e poi avete difficoltà. Voglio stare riscaldando. Allora, vedete? L'impasto si sta già formando. Del lievito non c'è più traccia, si è sciolto. Spero che si veda bene. E adesso iniziamo ad aggiungere il burro. Prima assorbiamo tutta la farina. Quindi, per chi si è messo in collegamento adesso, abbiamo detto farina, meglio se tipo 0 o tipo Manitoba. Ma in questo momento anche la farina 00 va benissimo. Patate bollite, fredde, pesate da cotte, bollite con la buccia e non a tocchetti, perché sennò assorbono troppa acqua. Uniamo alla farina le patate, la buccia di limone, la vanillina, l'uovo e un pizzico di sale. C'era anche da aggiungere un pizzico di zucchero sul lievito, io me lo sono dimenticato, voi mettetelo. Qui c'è il burro che, come vedete, è morbido, perché è stato a temperatura ambiente. Uniamo qualche pezzettino alla volta. Rimani qui. Ora finisco l'impasto. Nel frattempo che io lo lavoro un po' sulla spianatoia, se c'è qualche domanda che tu stai leggendo adesso... Farina senza glutine. Allora, per la farina senza glutine, usate la farina, quella universale senza glutine. Con quella penso che ci possiate riuscire, anche se c'è la fecola di patate. Devo dire la verità, non ho mai provato a fare queste qui per i celiaci. Gli altri dolci sì, ma queste qui non le ho mai fatte per i celiaci. Le dosi nel link. Le dosi le trovate nel link, tranquille, tanto... Adesso ci interessa vedere come si fanno la preparazione. Non ci interessano le dosi le troverete tutte nel link, che lo vedete adesso già sul post. Allora, io sto aggiungendo tutto il burro, un attimo solo che non voglio fare danni come al mio solito. Vedi, fai vedere che sto finendo l'impasto, che aggiungendo il burro l'impasto è sodo, non è affatto morbido perché non ho aggiunto nessun tipo di liquido. Ora facciamo assorbire bene il burro e poi mi trasferisco sul piano da lavoro. Dimmi se c'è qualche domanda. Sei bella con rossetto. Grazie. E se c'è rossetto? Lo stesso. Allora, nel frattempo che io impasto e tu poi mi fai le domande, devo salutare mia madre. Ciao, ma. E Mattias. Ciao, Mattias. E vabbè, poi mia sorella deve dire a me. Ciao, Miriam. Ecco, salutata a tutti. Ok. Vedete l'impasto com'è bello? Buongiorno, regista. Questa. Sto mettendo i commenti. Ho visto che eri distratto. Ciao dalla Germania. Ok. Allora, prendo adesso l'impasto e lo trasferisco un attimo qua. Questo lo metto qua e lo lavoriamo un po'. Ma come vedete, allora vi voglio far vedere che, se avete dubbi, non c'è lievito.
Non l'ho ancora lavorato. Vedete? Non c'è lievito. È stato assorbito. Si è sciolto tranquillamente. Quindi lo potete fare anche voi. Ora facciamo così. Non c'è bisogno di maltrattarlo tanto. Così. Portiamo dai lati al centro. E basta. Io sto facendo, mi sto abbronzando. Solo però da questa parte. Tu. Allora, dai, dimmi se c'è qualche domanda. Allora, cambio un istante. Dai, dimmi se c'è qualche domanda. C'è una signora che ci sta seguendo per la prima volta da Taormina. Ciao. Rosanna. Benvenuta, Rosanna. Stiamo facendo le ciambelline. Allora, eccole qua. Io devo smettere di dire allora perché lo dico sempre. Un commento in francese che non capisco. Va bene, Belgio. Poi lo leggo io. Dimmi. Ah, basta, nessuna domanda? Sono così. Se sono passata. Aspetta, vediamo se la vedo io qualcuno. Io non vedo niente. Ciao Domiziano, ti mando un bacio, tu lo sai perché. E questo è l'impasto delle ciambelline. Come vedete. È sodo, non appiccica alle mani. Io dico sempre appiccica per far capire bene. Vedete? Anche se ho messo un po' di farina, non si attacca alle mani. Quindi è già pronto per andare a lievitare. Ora noi dovremmo fare questo: prendere l'impasto, metterlo in una ciotola. Oggi abbiamo la Florida. Ah, dalla Florida. Maria, ciao. Maria, dalla Florida. Non l'ho mai visto. Allora, l'impasto noi lo prendiamo, lo mettiamo in una ciotola, facciamo un taglio a croce sull'impasto e lo mettiamo a lievitare. Quando l'impasto è lievitato? Quando della croce non c'è più traccia e quindi l'impasto è lievitato. Ora, siccome io non potevo fare tre impasti e quindi avere tre preparazioni, facciamo finta che questo sia lievitato. Facciamo che per magia è già lievitato. È lievitato e è già lievitato. Lo prendiamo e vi faccio vedere come formare le ciambelline. Sto dicendo che facciamo finta che l'impasto sia lievitato. Questo deve lievitare in un posto caldo, non eccessivamente caldo, nel forno va benissimo, spento. Ci vorranno di questo periodo circa 2-3 ore, 2 ore, non di più. Dimmi, regista. Si può usare il lievito per dolce al posto della vaniglia? Il lievito per dolce al posto della vaniglia. La vaniglia è una cosa. Il lievito per dolce è un'altra. Però in questo caso il lievito istantaneo per dolce non si può utilizzare in questa ricetta. Potete utilizzare o il lievito di birra fresco o il lievito secco. Okay? Un'altra signora da Padova la prima volta. Ciao. Allora, facciamo finta che il nostro impasto sia lievitato. Ripeto, facciamo finta. Prendiamo un pezzo di impasto. Facciamo un rotolino, un cordoncino, come lo volete chiamare. Stai inquadrando? Sì. E lo chiudiamo su se stesso così. E abbiamo fatto una ciambellina. Questo naturalmente adesso non è lievitato. Vi faccio vedere la differenza con questi che invece sono lievitati. Questo l'impasto era già lievitato e sono pronti per essere fritti. Questo non lievitato. Non lievitato, questo è lievitato. Però anche l'impasto non è lievitato. Lievitato. Spero di essere chiaro. Lievitato. Sì. Ok, nello stesso modo potete, allora, cioè, per fare le ciambelline potete anche stendere l'impasto col mattarello, copparlo con una bocchetta di sac à poche oppure con il tappo di una bottiglia, con qualcosa di piccolo. Fare il buco al centro e far lievitare le ciambelline. Ora, penso che io mi devo togliere i guanti. Penso che io sia stata chiara. Se avete delle domande potete farle tranquillamente. Così vediamo. È spiegato in modo semplice alla portata di tutti. Non lo devi dire tu, lo devono dire loro. No, sta scritto il commento. Ah, bene, allora sì, va benissimo. Allora, queste sono le ciambelline che io ho preparato. Rosa Napoli. Ah, ciao Rosa. Queste sono le ciambelline che ho preparato stamattina. Vedete come sono ben lievitate?
Ora vediamo se il nostro olio è pronto. Lo alzo un altro po'. La stessa cosa, Dei sono la craft di stessa cosa patate, di dei craft. Kraffen di patate. Allora, Craft. sì, dei Kraffen di patate. Allora, regista, contegno. Allora, eh Craft. sì, la signora ha scritto Kraffen. Craffen. Va bene, non è E che non era una cosa riuscivamo a grave. interpretare. E quindi, che stavo dicendo? Sì, si possono usare anche per fare i Kraffen. Però, è meglio una, però siccome ci sono le patate, forse sono già un po' troppo sostanziosi per mettere pure la crema. Però se voi volete, sì, potete farlo. Invece di fare il con il buco delle ciambelline, li fate tondi come i Kraffen, tranquillamente. Impasto. Sì, l'impasto lo potete utilizzare. Allora, prendiamo un pezzettino e vediamo se il nostro impasto è pronto. Adesso si è tappata le mani e andiamo via. Se il nostro olio è pronto. Sì. Allora, vedete la temperatura dell'olio com'è? Non è salita. Quante ho a che. Ciao, buongiorno. Ciao. Va bene, sto zitta. Allora, io ho preso una carta forno che ho utilizzato per fare un'altra preparazione. Perché mi dispiace usare la carta forno nuova per buttarla dopo. Regista, pensa qua, non pensare ai commenti. Io la metto nell'olio così. E voi vedete. Che fra un po' la carta forno non si brucia, quindi state tranquilli, non si brucia. Vedete come va piano piano la cottura? Non ti staccare di qua che devo far vedere tutto. A mettere il dito dentro. L'ho già fatto in precedenza, non lo rifaccio più. Però vi voglio far vedere che anche senza carta forno potete farlo. Quindi adesso io non ho messo farina, brava Graziella, però anche se mettete un po' di farina, anche senza carta forno potete farlo tranquillamente. Ora vediamo se riusciamo a far venire quella bella riga bianca che hanno le ciambelline che compriamo nel bar o in pasticceria. Ho acquistato il lievito di birra secca con dei granelli molto grossi. Lo ritrovo nell'impasto. Come fare? Allora, se hai quel tipo di lievito, scioglilo, ma proprio in pochissima, pochissima acqua. Riprendi qui. Proprio pochissima acqua e aggiungilo all'impasto. Qui devi riprendere, devono vedere cosa sta facendo la ciambellina nell'olio. Ho già ripreso. No, e devono vedere tutto. Allora, come vedete, la carta forno si stacca, non si brucia e non succede niente. Dove la metto? La mettiamo qua. Arrivederci una sola volta. No, la prima volta a impasto intero. La seconda volta formate le ciambelline. Io ho detto che questo qui, vedete, sta qui che deve lievitare. Quindi prima la Quindi, prima lievitazione. lievitazione in ciotola, seconda lievitazione Dopo già data la forma. Ok? averla formata. Allora, vedete come stanno gonfiando? Fra un po' le giriamo. Adesso vedrete. Allora, vediamo. Cosa stai facendo? Le ciambelline. Poi dicono che io Tabella. non mi devo arrabbiare con te. Stai Ci cadendo che vedo. prendi le ciambelline. Ho ripreso. Qua devi stare qua, che devo far vedere quando è il momento di girare. Vieni. Si vede, Vedi? Adesso stanno iniziando a colorire dalla parte di si vede. sotto. La Fra un po' le luce. dobbiamo girare. Non si vede la luce. Si possono fare senza patate? Sì, ma è un'altra ricetta. Noi stiamo facendo le ciambelline con le patate. Poi ve ne taglierò una e vedrete che sono morbidissime e leggerissime nonostante la presenza delle patate nell'impasto. Tranquilli. Giulia, non ridere. Allora, fra un po' le giriamo e vi faccio vedere come saranno belle. Ciao, sono Antonella da Torino. Ciao Antonella. Ciao. Perché li cuoci con la carta forno? Perché se, una volta lievitate, sono così, vedete, vieni, facciamogli vedere, sono così morbide che se le prendo con le mani si rovinano tutte. Invece mettendo la carta forno rimangono, cioè tengono la forma. È Non sei questo, sono tu. solamente per una questione di bellezza. Regista, non far arrabbiare la chef. No, vabbè, regista è bravo. No, è lei. Solamente che non ascolta, sono io che sono troppo No, ansiosa. Questa è anche la verità. Però
Graziella, finita la quarantena, voglio fare io la regista. Sì, vieni. Vieni qua, facciamo vedere, vieni per favore. Facciamo vedere che adesso le devo girare. Ci siamo? Giro. Non... Vedete che si è formata la riga? Non so se si chiama riga, come si chiama cerchio, come si chiama. Mi viene riga, riga dico. Abbiate pazienza, io quando sto in Rigo diretta, un bianco. rigo bianco, un rigo. Adesso vi farò vedere dopo come saranno belle. Ah, perché due? Sono proprio cicciottose, due, perché se ne mettiamo troppe nell'olio, poi si abbassa la temperatura dell'olio e assorbono, le ciambelline assorbono l'olio. Adesso che l'olio è un po' più caldo, ne possiamo mettere anche di più. Adesso vi faccio vedere la seconda volta, Trucchi mestieri. che la seconda parte della frittura, che ne metto 4 e vedrete che non succede niente. Sì. Ciao Manola! Rosa Napoli, sei un carabiniere. Sì, sono un carabiniere. Carabiniera. Sì. Mi piacciono le cose fatte bene, precise, perfette. Purtroppo ho questo brutto vizio. Chi mi conosce lo sa. Allora, allora basta a dire allora. Vieni qui. Io devo alzare queste. Dai. Bellina galleggia perché ha la forma del salvagente. Non ho parole, le ho finite tutte. Ti insulto dopo. Dai, Non cast. fai vedere come sono belle. Sì, secondo me. Si vede? Ora io le Ora metto sotto. qui per togliere l'olio in eccesso. Nel frattempo che queste stanno qui, io vi faccio vedere che adesso ne metto 4 e non succede niente. Una, a occhio quando mettete le ciambelline nell'olio, non vi fate male. 3 e 4. Ora, una volta cotte le ciambelline qui, voi ridete, chissà che cosa state dicendo, le passate, vieni qua, nello zucchero. Dove sei? Sono di Conversano. Le passate nello zucchero così. Mi raccomando, togliete l'olio in eccesso, altrimenti lo zucchero si impregna di olio e poi non lo potete utilizzare più. E le mettiamo qui. Guardate che bella, spero che si veda bene. Se no, la colpa tua è se non si vede. C'è solo il pieno. Allora, togliamo la carta. Allora, non lo devo dire più. Quando fate questa operazione, non vi scottate. Queste qui, queste che l'olio era già caldo, sono già pronte per essere girate. Spero di essere stata chiara. Se c'è qualche domanda, fatela adesso. Si vede bene, ok? Sembrate Sandra, sì, Oh, Sandra dai. Raimondo. Ciao, Franci. Adesso alziamo queste. Le ho ripetuto adesso per l'ennesima volta. Alziamo queste, le passiamo nello zucchero e ci salutiamo. Vi faccio vedere l'interno di quelle, aspettiamo che si raffreddino un po'. Si può mettere la cannella nello zucchero? Sì, si può mettere. Sì. Cosa? Sì, Sì. la La cannella. cannella nello Devi zucchero. ripetere. Sì. Devo ripetere. Sì, si può mettere la cannella nello Eh sì, zucchero. perché? Ok. Enza Colasuono, mio marito fa Conversano di cognome. Okay. Ciao Vito Caterina di Girolamo, ciao, bellissimi biscotti. Gli ingredienti Oh, gli nel link. ingredienti sono sempre nel link, li ripeto: farina, patate bollite fredde, pesate già bollite e cotte con la buccia. Ma dobbiamo bruciare le ciambelline. No, sono perfette. Poi buccia di limone, vanillina. Fai vedere qua per favore. Lascia i commenti, poi rispondo io.
si vedono bene sì. Anche se c'è il sole, sono venute veramente benissimo, guardate. Facciamo, togliamo l'olio in eccesso. Io continuo a friggere. Qui ci sono le altre. Potete scrivere nei commenti di non inquadrare. E se non credo che stai facendo, che non sto facendo. E se non vedi. Se, so io. Sì, sei tu, ok. Sì. Allora, stavamo dicendo gli ingredienti. Abbiamo detto farina, patate bollite, buccia di limone, vanillina o vaniglia, le uova e alla fine il burro, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero e alla fine il burro. Se avete un tipo di lievito secco granulare a grana grossa, utilizzate proprio un goccio di latte o un goccio di acqua per sciogliere il lievito, non di più, perché le dosi sono talmente perfette che andiamo a sbilanciare l'impasto. Questo è tutto. Queste sono le ciambelline pronte. Adesso io le avvolgo nello zucchero. Vorrei farvi vedere come sono leggerissime. Quante ne vengono con questa dose? Allora, 15, 30 con mezzo chilo di farina. Però io, come vedete, le faccio piccole. Si vede come sono piccoline? Sì. 15 con mezza dose. 3, ciao, buongiorno. 30 con mezzo chilo di farina. Sì. Con la dose che ho messo nel link, ne vengono 30. Ora ne apriamo una e vi faccio vedere. Fai vedere come sono belle nel piatto. L'ho detto che sono belle? Qualche altra domanda? Aprine una per favore. Sì, adesso lo apro. Solo ora ho capito come si utilizza quel con la ciambellina. Questo qui. Ah, sì. Queste sono proprio delle bombe adesso. Adesso ne apro una e ve la faccio vedere. Vieni qui che apro una. Scotta questa un attimo. Guardate, l'impasto è filante. Sofficissimo. Sofficissimo. Si vede? Si vede bene? Come il pezzetto? No. Ok. Sì, devo buttare giù il tablet. No, apri la bocca. No. Ok. Allora, abbiamo finito. Penso che abbiamo detto tutto e ho fatto vedere tutto. Il tipo di olio? Allora, io sto usando l'olio di semi di girasole, perché questo avevo a casa e questo sto usando. Però potete utilizzare quello di arachidi, è il migliore perché ha un punto di fumo più alto. Ok? I tempi di lievitazione. I tempi di lievitazione, come tutti gli impasti lievitati, dipende sempre dalla temperatura ambiente. E quindi questi qua io li ho fatti alle 11, ho fatto le ciambelline verso le 3:30, però a casa mia fa freddo, quindi tenete presente questo, non fa caldo. Dovete controllare, ho detto praticate una croce sull'impasto, quando della croce non c'è più segno è pronto l'impasto, è lievitato. Altro? Io nel frattempo sto continuando a friggere. Non li vorrei offrire, però. Se si può usare il cremor tartaro? No. Il cremor tartaro è solo per alcuni tipi di dolci, non per questi qui. Non è per i dolci lievitati. È comunque un agente lievitante istantaneo. Non è per i dolci lievitati a lungo. È come il lievito per dolci, come il pane angeli, come quei lieviti lì. No, non va bene. Ok. Penso che ci siamo, abbiamo detto tutto, ci possiamo salutare. Allora, vi ricordo, la ricetta è nel link nel post. Comunque a tutte le domande io cercherò di rispondere dopo
sempre se Facebook mi fa rispondere, perché io rispondo, vi dico che io rispondo a tutte le do a tutti i messaggi, i commenti che fate, però dopo vado a vedere, non ci sono più, anche i like li metto a tutti. Se vi è piaciuta questa diretta, condividetela sul vostro profilo, così allarghiamo la nostra famiglia e più persone ci conoscono. Poi vi ricordo il mio canale YouTube, iscrivetevi, perché tutte queste dirette noi le stiamo salvando su YouTube e anche Instagram, così mi seguite su tutti i social. Iscrivetevi, ok? Grazie a tutti, buon pomeriggio e grazie della compagnia. Se non ci vediamo per Pasqua, buona Pasqua a tutti. Ciao, baci. Ciao Mattias, ciao zia. Zia ti vuole bene, ciao. Ciao.